trovo sul cofano una bella scritta con la chiave. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi raccontare, perché su Instagram ho fatto un sondaggio una settimana fa più o meno, dove vi ho chiesto di parlarmi del vostro appuntamento uscito male, cioè della vostra uscita male. Insomma, i drammi del primo appuntamento con questa persona che magari non conoscete e che si rivela poi una vera ciofeca. Vi ho chiesto di mandarmi il vostro breve racconto tramite nota audio su Instagram o comunque scritto in poche righe. E per non rovinarmi l'effetto sorpresa, ho fatto selezionare a una persona tutte queste cose, che si è divertito molto, e lo chiameremo lo stagista capo. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete rivedere subito e attivare la campanella per non perdervi i nuovi video. Sono molto eccitata perché ci sono un sacco di racconti e mi sono fatta aiutare proprio per questo, per non rovinarmi, come dicevo, l'effetto sorpresa e per far sì che i racconti fossero selezionati. Non mi aspettavo tutto questo riscontro da parte vostra. Infatti, se vi piace questo tipo di video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E visto che lo stagista capo ha selezionato alcuni dei vostri racconti, ma ne rimangono altri, magari possiamo unirli con... grazie per... mettiamo il silenzioso. Magari possiamo unire questi nuovi racconti che magari mi scrivete adesso grazie a questo video su Instagram insieme a quelli vecchi, quindi fare un altro tipo di video. Invece vi lascio il sondaggino in questo video, rispondete su quale argomento vorreste che parlassi nel prossimo video, sempre fatto in questo modo, molto stile Will Woosh, Guglielmo Scilla, che io ogni volta mi piego a guardare i suoi video, quindi un po' prendiamo spunto tra youtubers. Via! Ciao, bro. Allora, tanti anni fa, perché avevo 21 anni, quindi 9 anni fa, ero uscita con questo ragazzo dove avevamo fatto comunque un giro dei locali e ci eravamo ubriacati, finché poi non eravamo finiti a casa sua. Già così al primo appuntamento, cioè, oh! Ovviamente le solite situazioni, spogliato e non ce n'era. Era trasparente proprio. No, aspetta, in che senso era trasparente? Non ho capito. Cioè, l'audio è finito così, il racconto più breve della storia. Puff, finito. Tu lì cosa hai fatto? Visto che non c'era niente da fare, no? Che cosa, come hai fatto tipo... Oh. Ciao, Gloria, premetto che ti seguo da un sacco di tempo e che ti stimo un sacco. Continua così, io sono di Roma, penso prima o ultima volta che mi ero iscritta ad un'app di incontri, neanche ricordo quale fosse. Inizio a parlare con questo ragazzo, comincia a dire tutte cose carine, no, con gli audio dove tu senti la voce e dici ammazza, questo ha proprio una bella voce. Sempre così, immagino che la bella voce poi dal vivo era, vabbè. Ed è alto 1,80 m e che da fisico sta messo abbastanza bene, sembra anche dalle foto, ma... non lo so, ero un po' dubbiosa. Ci siamo visti al cinema, mi si presenta questo ragazzo magrolino, alto quanto me, cioè catfishing proprio. Cosa sta succedendo? Nel frattempo si è ammazzata. C'è dalla mensola del letto. Alto quanto me, io non è che sono altissima, non è che basta, sono 1,68 m e i piedi hanno le Converse con il plateau. Di un secco, magrolino. Serata passata passeggiata in centro a Roma con lui che insisteva a offrirmi qualcosa da mangiare e io che dicevo no, guarda, sono piena, grazie. Alla fine sono dovuta mangiare per forza le patatine del McDonald's. Mi ha riportato a casa, ho fatto bella serata, il giorno dopo, guarda, non è scattata la scintilla, mi dispiace. Sto male, cioè, intanto torna, vai e torna il microfono, bellissimo questo video. Non è tanto il fatto che era magrolino e bassino rispetto a te, secondo me, il problema è che, cioè, ti ha proprio illusa. Non puoi dire a una persona, ma poi con che coraggio riesci a scrivere su un'app di incontri con l'intenzione di incontrare quella persona, scrivere tipo che sei un figo della Madonna con cose tutt'altro differenti da quello che sei, e poi vedere la persona con la quale hai mentito spudoratamente. Cioè, non era imbarazzato lui, io gliel'avrei fatta la battuta, beh, 1,80 m e palestrato, cioè devo dire
ha mandato tuo fratello, perché non puoi essere tu, cioè quello dell'app che scriveva con me, c'è qualcosa che non torna. Prima di proseguire con gli audio leggo anche qualche vostro messaggio. Ciao Glo. Ciao. Allora, appuntamento disastroso, via chat era fin troppo logorroico, ci vediamo, è stato zitto per tutta la durata dell'appuntamento fino a quando vede un piccione passare ed esclama: ma secondo te i piccioni prima di arrivare a Milano dove stavano? Mi sono alzata e me ne sono andata lasciandolo lì come un allocco. Cioè tu te ne sei andata dall'appuntamento, ma secondo te i piccioni prima di arrivare... Io sono una di quelle che fa questo tipo di discorsi, ma dopo un po' che c'è confidenza, cioè giusto per ridere faccio battute idiote. E le persone che mi conoscono lo sanno bene. Quando stai uscendo con qualcuna o con qualcuno, parlare di queste cose, i piccioni, cioè un argomento, è come parlare del tempo. Gli piacciono gli uccelli, secondo me. Cara Gloria, ricordo con esattezza un appuntamento con un tipo, tra chiacchiere e risate, mi guarda con aria sensuale, secondo lui, e mi dice: che ne pensi di fare un giro sulla giostra alle nostre lingue? Queste sono le battute trash dei film anni 80. Che ne pensi di far fare un giro sulle giostre alle nostre lingue? No, 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 no. Questo è abbastanza lungo, quindi mi devo devo entrare nella parte. Situazione Tinder: conosco questo ragazzo, mi prende da subito, ciò che mi racconta è da come si poneva, quindi andiamo avanti a parlare un bel po'. Decidiamo ovviamente di incontrarci per bere qualcosa, ma il giorno prima mi dice: guarda, non voglio prenderti in giro, è tornata una mia vecchia fiamma all'attacco e vorrei dargli una seconda chance. Mi spiace perché avrei voluto tanto conoscerti e comunque se vorrai scrivermi o sentirmi sono qui. Apprezzai tanto il gesto e la sincerità, anche se ci rimasi male. Ovviamente non ci siamo più sentiti per correttezza nei confronti di tutti. Brava. Dopo qualche settimana si fa risentire lui e finalmente ci diamo appuntamento. Ah, arrivati sul luogo dell'appuntamento, lui in ritardo, mi aveva già perso un paio di punti perché odio i ritardatari. Aspetto in macchina, quando stava per arrivare decido di scendere dalla macchina. Appena arrivo sul marciapiede mi sento un ciao improvviso e squillante da dietro che mi fece perdere tipo 5 anni di vita. Mi giro ed era lui. In quel preciso istante mi sono caduti quegli attributi che noi donne non abbiamo in dotazione per natura. Lo vede e ci rimango delusissima. Raga, è un racconto, cioè questo è un libro. Premetto che non sono affatto una persona fissata con l'estetica, anzi per mio gusto un uomo mi conquista dal momento in cui ha il cervello e la mente intriganti e non perché il fascino di Leonardo DiCaprio. Ok. Comunque gli manca un dente davanti, sporchissimo, tipo che non si lavava da una settimana, in conseguenza emanava anche un odore alquanto spiacevole. Mi si infrange tutto ciò che mi aveva conquistata di lui, però ho deciso di portare a termine l'appuntamento. Andiamo a bere qualcosa, erano tipo le due. Le due di del pomeriggio. Io prendo un caffè e una birra, cosa che non mi ha fatto impazzire, insistendo che dovessi prenderla anche io. No, cioè, bello, ciao, anche se non ho ceduto. Parliamo un po' e non era affatto come pensavo, soprattutto caratterialmente, era davvero strano. Raga, questo è un libro, ma voglio, secondo me merita. Se lo stagista capo l'ha continuato è perché merita. A un certo punto insiste nel volersi sedere a fianco a me. E io, imbarazzatissima, non rifiuto per pura educazione, mi mette anche il braccio dietro la spalla così da poter gustare meglio la sua fragranza Chanel numero 5. In quel momento mi sono detta: ok, liberati da questo impegno prima di fare figuracce. Allora me ne uscì con una scusa per tornare a casa. Mi era accompagnata alla macchina e ci siamo salutati con: ci sentiamo più tardi. Certo, come no. Conclusione della favola: il giorno dopo mi scrive e decido di usare la sua stessa tesi per liberarmi dalla sua conoscenza. Gli dissi: guarda, scusa, ma ho conosciuto una persona e le cose stanno andando bene, quindi è meglio che non ci sentiamo più. Ottimo, brava, grandissima. Da lì non l'ho più sentito, me lo ricorderò per sempre perché avevo alte aspettative che sono crollate nel momento in cui lo vidi, dato che era completamente l'opposto delle foto. Mi sono sentita un po' come quando scopri che Babbo Natale non esiste in pratica. Un po' lunga come storia ma carina, se ci ripenso ci rido sopra, quindi perché non condividerla con te le tue follower? Mi spiace un sacco per il tuo appuntamento e mi spiace un sacco per le tue narici, perché immagino che sia stato arduo sopportare tutto ciò in quel giorno. Cioè, raga, ma no, lavatevi, per favore. Ecco, in questa quarantena prendete in considerazione quella bottiglietta che sta nella vostra doccia, se non ce l'avete, dato che comunque c'è la possibilità di andare a fare la spesa, perché almeno per quello potete uscire di casa, compratevi una bottiglietta di bagno schiuma e usatelo, lavatevi. Io gli avrei fatto recapitare a casa una bella spugna con una mini size di balsamo, shampoo e insomma bagno schiuma. Ciao Gloria, allora puoi tranquillamente non camuffarmi la voce perché spero che
il diretto interessato veda questo video. Adoro! Ormai, credo, perché sono passati anni e spero in realtà lo arrestino per il peggior appuntamento della mia vita. Addirittura? Allora, al liceo, okay. Quindi ero molto molto più piccolina, e esco con questo tizio, beh, un po' musicista maledetto, molto il mio stile. Mi piace. Lui mi porta a mangiare il kebab, ok, vabbè. Facciamo una deviazione perché, oddio, scusami un attimo, devo andare da un amico mio perché dovevo prendere il f***o. E io così. What? In pieno... Tu sei stata meno importante, capito? Partiamo dal fatto che è bello quando c'è comunicazione tra due persone, no? Che comunque ci sono persone che si sentono a proprio agio anche dalla prima uscita, che magari non usano filtri, no? Dicono, vabbè, non mi dipingo in una... cosa come quello che dice che sono alto 1,80 e poi in realtà sono un metro e una cipolla. Da un estremo all'altro, capito? C'è quello che finge di essere quello che non è e quello che invece fa vedere fin da subito che si va ad ammazzare di carne. Io comunque voglio sapere i continui di queste storie stile Beautiful. Non mi potete lasciare così come una serie TV che non ha più una seconda stagione. Voglio sapere voi a quel punto cosa avete fatto. Lo vuoi proprio sapere? Anni fa sono uscita con questo tizio, un appuntamento combinato da amici, che odio. Il classico, devo presentarti un mio amico che sicuramente ti piacerà, ma tu cosa ne sai? Cioè tu, no? Anche se sei la mia migliore amica. Non è che abbiamo lo standard del ah, a me piace moro, occhi azzurri, alto, palestrato. Poi ti presentano un moro, occhi azzurri, alto, palestrato e in realtà ti fa cagare. È una cosa molto carina perché fa molto Korean style, tipo ti devi fidanzare perché se no non trovi marito e poi non fai figli e poi non vivi più. Però fatevi i cazzi vostri, magari fate una bella uscita di gruppo, ma non 3-4 persone, di gruppo. Il gruppo si intende un assembramento di persone, visto che siamo in tema di quarantena. Vabbè, continuiamo. Beh, insomma, usciamo tutti insieme ed effettivamente ci piacciamo. Lui mi chiede di uscire, ok, va bene, ho parlato per niente. Io mi faccio su carina e tutto, mi viene a prendere sotto casa e usciamo, serata carina, e sotto casa mia scatta il bacio. Lui mi fa capire che vorrebbe salire su in casa per concludere la serata. A me non andava e lui si è preso super male e mi ha liquidata a tempo zero. E tu dirai, vabbè, può capitare, ma il bello è che il giorno dopo esco di casa, vado per prendere la macchina e cosa trovo sul cofano? Una bella scritta con la chiave. Oh mio Dio, c'è sto pezzo di... Io avrei fatto tipo... Cioè, questo non ha avuto la gnagni e t'ha scritto quella cosa là sul cofano. Sul cofano. Una bella scritta sul cofano. Cioè, si è... ti ha rovinato la macchina. Prego, vai a castrarlo. Ciao Gloria. Allora, non so se può essere definito vero e proprio appuntamento. Ho conosciuto un ragazzo in discoteca e sì che sono andata a fare un giro con lui tranquillamente, chiacchierare, scherzare, cose varie. E dopo aver fatto questo giretto siamo andati in macchina sua, premetto, non abbiamo fatto niente. Il problema è che quando sono uscita dalla macchina per tornare dai miei amici, c'era fuori dalla macchina sua sorella ad aspettare, che ha iniziato a darmi della p***a e a urlare per questa discoteca dicendo che ero una troppa. Fatto sta che ho scoperto poco dopo che questa sorella aveva già picchiato ex ragazzi di questo ragazzo qua. E per mia fortuna questo ragazzo non mi ha più scritto. Ma fuori! Incesto? O la sorella è innamorata segretamente di lui? Lui, mentre la sorella... Cioè, la sorella che comunque è lo fa abitualmente questa cosa dell'urlare dietro alle tipe che stanno col fratello, comunque che passano del tempo col fratello. Cioè, lui non fa niente, quindi non mi sembra tanto caso umano la sorella quanto lui che non fa niente. Allora, breve storia triste. Questo ragazzo mi corteggia per un sacco di tempo. Ci organizziamo per una cena a Milano. Mi dice di trovarci in Piazza Lima per una bella cena galante riservata per poter parlare. Ma ok! Io vado dal parrucchiere, mi metto lo smoking figo per lui. Arrivo a destinazione e già mi ha fatto aspettare 15 minuti. Scende di casa in tutte ciabatte dell'Adidas. Io lo fisso intensamente sperando che non sia lui ma il suo sosia dell'Uruguay. No, cambio di programma, ho pensato di tutto. Ma mai che mi avrebbe portato al McDonald's. E non contento di tutto ciò, arrivati mi ha detto che dovevo scegliere solo tra le cose salva euro. Io ho preso con delle scarpe che mi facevano un male boia, da cui ho avuto ben 6 vesciche. Mi sono girata e me ne sono andate. Tra l'altro gli ho messo in mano 50 euro dicendo di mangiare anche per me e di ingozzarsi ricordandosi della nostra uscita galante. Ciao! Tu, signore, proprio. Dopo il quinto appuntamento ci vediamo. Lui mi fa, andiamo a fare un giro in macchina. Mi porta in un bosco. È partita la faccia da maniaco. E ha incominciato a farsi un servizio da solo. Veramente da solo. Con la mia, mentre io lo guardavo con la mia faccia disgustata. E si è rivestito e mi ha portato a casa.
dire. Sono Giuseppe. E mi è successa una cosa terribile l'anno scorso con una ragazza. Io sono di Gallarate, questa ragazza era di Monza. Ci siamo trovati entrambi ad Arese per trovare un punto vicino per entrambi, no? Dovevamo recarci presso un bar, quindi per parcheggiare una delle due macchine siamo andati verso il parcheggio di Arese, ma non si poteva parcheggiare. Abbiamo ripreso le due macchine e ci siamo recati verso un altro parcheggio, per andare verso un altro parcheggio, attenzione. Dovevamo arrivare fino alla rotonda per tornare indietro e entrare all'interno del parcheggio. Dietro di me c'era una persona che era abbastanza frettolosa, quindi mi stava attaccata. La ragazza non si è accorta della striscia continua, ha messo la freccia a destra per entrare nel parcheggio, ma questo mi supera da tampone. Niente, incidente. Per fortuna nessuno si è fatto male, però c'è stata una litigata. Ma come? Siamo stati in ballo tutta la sera tra verbali, carabinieri, cose rotte, casino, gente che si lamenta. Sono arrivati i genitori, siamo andati al pronto soccorso e ero lì come un babbo, bello, sto appuntamento. La tragedia. Ero rimasto in ballo con questa ragazza per un motivo solo, come testimone oculare. Dovevo praticamente testimoniare l'accaduto. No, io non ce la faccio. Questo è l'inizio di una... Scusate, ero fisso sul computer a pensare alla storia, stavo ridendo. Io vi ringrazio di cuore per tutti questi messaggi, sono stati bellissimi. Prima che mi dimentico, se vi piace questo look lo potete trovare sulla mia Instagram TV, su Instagram appunto, perché si chiama Instagram TV. Quindi vi aspetto lì e ci vediamo al prossimo video. Ciao!